Buongiorno, quindi apriamo la seduta alle 9:40. Chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno a Coleo presente, acconsento. Buongiorno Susino presente, acconsento alla registrazione. Buongiorno, Sabrina Figuccia presente, acconsento. Allora, mi sembra che c'era un verbale di ieri da approvare, quindi io procederei alla lettura del verbale. Sì, Presidente, lo metto a schermo condiviso perché lo Sì, stavo grazie. sistemando. Grazie. Allora, ieri la seduta si è aperta, quindi verbale numero 129 del 6 luglio, approvato in data 7 luglio. Convocazione devo modificare un attimo. E c'è poi la nota di variazione da mettere. Sì. Infatti lo devo fare. 30, 9:30. Mi ricordate il protocollo? Protocollo 105 del 2 luglio. Modalità telematica, no? Allora, mettiamo presso. Allora, 9:35. Allora. La proposta, facciamo salva. Vado a quello di giorno 7. Adesso dobbiamo cambiare pure. Dobbiamo cambiare tutto. Poi dobbiamo mettere il
Allora. Quindi l'obiettivo condiviso fatto che per la SSD Palermo esistono presenti 1000 dirigente Rinaldo Camula e vicepresidente Mario Allora, scusate, mi intrometto perché mi ha chiamato D'Agostino, mi ha detto che oggi ha avuto un imprevisto e verrà ora manderà una comunicazione che chiederà l'audizione per domani mattina. Quindi possiamo eventualmente a domani. Ok. Allora lo scrivo nel verbale. Allora, si dato che per l'SSD di Palermo ci sono presenti il dirigente Rinaldo Sagramola e il presidente Dario Mirri. L'obiettivo con il presidente. Rosario, scusami, però per domani potremmo fare comunque 11 con orario? O lui sì, è andato sì, a... noi glielo mandiamo, gli mandiamo direttamente una comunicazione noi, allora, gli dico ok. Il presidente Arcolea probabilmente ringrazia della commissione la commissione l'invito della commissione ad essere ricevuti i locali della società tutti all'interno del comunale Renzo Barbera o ciò virgola soprattutto e ciò
discutere sulla proposta allo DG. Io condiviso. È quello di trovare delle soluzioni concrete per la soluzioni concrete per consentire Scusate, abbiamo notizie di Claudio? Siccome vedo che non c'è, non so se magari c'è stata questa variazione di orario. Avvisatelo gentilmente, ragazzi. C'è qualcuno che lo può avvisare? Siccome su questo tema volevo un attimino scambiare qualche parola con lui, quindi visto che non è in aula, vediamo se riusciamo a rintracciarlo. Vedere, diciamo, siccome probabilmente non è escluso che pensava che magari era un altro orario. Hai ragione, Marcello. Sì, grazie. Contattate anche la consigliera Russa se è assente. Sì, sì, infatti. Vabbè che l'abbiamo scritto in realtà l'ha scritto Giuliana stamattina sul gruppo che c'era l'assessore alle 9:30. Però vabbè, magari facciamo una telefonata. E qui trovare le soluzioni concrete per consentire alla squadra del Palermo di poter giocare a questo incontro sportivo. Qua discute sul contenuto di quella perizia, si discute. Claudio, c'è il telefono spento, segreteria telefonica, ora chiama la Russa. Ho chiamato il consigliere Volante, non risponde. Beh, lo stesso con la consigliera Russa, vedi se risponde. Ci sto pensando io. Una prima. Ok. Aspetta, disamina del... Non risponde neanche. Dirigente Sagramula. Presenta la commissione che la manutenzione della struttura dello stadio è molto impegnativa e che rilevando. Claudio Volante si sta inserendo adesso, mi ha risposto. Rilevando che questa virgola non fosse stata fino ad oggi sostenuta dalla società. Virgola. La stessa sarebbe andata abbandonata come tanti altri impianti sportivi della città per
Vicepresidente Presidente Mirri per esortare i consiglieri a dimenticare i colori politici, a sostenere un consiglio comunale, la possibilità di consentire alla scuola del Parma di poter continuare a giocare questo il proprio stadio. Il Presidente Arcolea e il Consiglio Volante concordano e rassicurano sull'intenzione comune. C'è il consigliere Volante. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Claudio, gli auguri buongiorno. Claudio. Buongiorno Claudio, scusami se ti ho fatto chiamare, però volevo un attimino sulla questione parlare un attimino con te, quindi ti chiedo scusa se ti... No, assolutamente, io ti chiedo anzi, perché ho bisogno un attimino di interagire con te, quindi insomma all'esito del verbale parliamo un attimino, ok, grazie. Grazie a te, ciao. Vicepresidente, l'ho chiamata 3 volte e non risponde. Quindi Claudio, ti riassumo che l'assessore D'Agostino non potrà venire oggi per impegni concomitanti e quindi è posticipata a domani l'audizione. Ore 11. Liliana, però io ti anticipo che la potrò firmare appena sono a casa, perché sono fuori. Quindi ho solo il cellulare, non posso firmarla adesso. La firmerò in mattinata. Quindi il Presidente Arcolea e il Consiglio Volante concordano la sua sull'intenzione comune in tal senso, senza il merito delle difficoltà tecniche riscontrabili nell'approvazione della proposta all'OGG. La forza lo dice la perizia, si bilancia, la perizia non è discutibile, ma si bilancia anche. Sono una pagina chiari in dettaglio
requisiti. Sarebbero stati rivolti ai periti. La polizia, infatti, la polizia in questione, infatti, rispecchia il valore di costruzione dell'immobile. Si rileva per individuare il valore del canone di locazione della struttura, ci si dovrebbe riferire al valore di mercato e non al valore patrimoniale dello stesso. Occorre osservare gli studi sul contratto di servizio. Questo è il parere del Presidente Mirri e del Consigliere Volante. La perizia una mera valutazione economica della struttura che non ha nulla a che vedere con i servizi messi a disposizione della società in favore della città. L'attività che svolge la società sarebbe da interpretarsi quale attività sociale, non economica. Ovviamente questa è una valutazione politica. Una società presente lì, città la natura giuridica della società questione sì. Ma la partecipazione diffusa. Considerato che alcune quote tali appartengono a cittadini privati. Cittadini veneti.
volte. Sì. Date scusa, 22, allora c'è 25. Grazie mille, arrivederci. Sono una da quelle che rivestono. Interesse sociale. Squadra. Quindi il presidente Miri precisa la tua giuria della società in questione che sì, sarebbe privata, ma virgola, a partecipazione diffusa, considerato che alcune quote sociali appartengono a cittadini palermitani e che la stessa svolge un'attività che potrebbe a buon diritto essere ricompresa tra quelle che rivestono un interesse sociale. La squadra, al di là delle società, al di là della società, quest'anno compie 120 anni. Della società che stanno con 120 anni. Della convenzione è stato inviato dall'assessore d'Agostino all'indirizzo della società, mi pare a giugno, no? Precisa che la bozza della convenzione è stata inviata all'assessore d'Agostino all'inizio della società il giugno scorso. Però il giugno scorso, perché la stessa è stata informata e scontrata alla società. Invita il dirigente Sagramola ad inviarla anche alla commissione affinché la possa valutare. Possa valutare il contenuto. 10:35 si allontana dal consigliere Russa e fiducia. Si fa sintesi dei punti salienti affrontati. Mm.
vedere. Ma Fernando. Virgola. Posto che la perizia è frutto di una perfetta valutazione economica, ma, virgola, tenuto conto dell'attività dei servizi di natura sociale, virgola, probabilmente il canone rimanere quello fissato, ma... Scusatemi, io ho necessità di lasciare la seduta. Se non è un problema... Non so se... si può... Sì, non so, andiamo a parlare. Siamo... Vabbè, siamo in tre. Io ci sono. Vabbè, siamo in tre. Okay. Perfetto, grazie. Ci siamo in domani, ciao. Ciao. 12. Ma... quindi vuol concludere affermando quindi si fa una sintesi dei punti salienti affrontati per concludersi affermando che posto che la perizia è frutto di una perfetta valutazione economica ma che occorre conto dell'attività dei servizi di natura sociale svolta dalla società, probabilmente il canone potrebbe rimanere quello fissato, ma una valorizzazione dei servizi sociali resi dalla società con relativa compensazione degli stessi con gli oneri gravanti sulla medesima. Conto la commissione di servizi in esterno è non si può in alcun modo sopperire rinvia la lettura, approvazione e sottoscrizione contestuale del verbale odierno alla prima seduta utile. Quindi si è chiusa alle 11.
quindi intanto Presidente, se va bene, io lo modifico in PDF. Sì, per me va bene. Lo firmo, lo faccio il volume. Io il problema è che lo posso firmare appena sono a casa. Sì, va bene, dico intanto diamo atto che io lo firmo, che lo mando. Sì, va bene, ok, perfetto. Diciamo le formalità, poi provvederemo. Va bene, poi in caso domani lo facciamo vedere firmato. Allora. Va bene. Sì. Poi dobbiamo completare quello di oggi, naturalmente. Sì, ma Susino, scusami, volevi intervenire sulla questione stadio? Sì, allora, no, volevo fare un resoconto, diciamo, rispetto alla questione di ieri, proprio breve anche in funzione di ciò che ha detto la società è in previsione dell'incontro domani con l'assessore D'Agostino. Cioè, ti informo che io ho letto le ultimissime. Come? Giovedì è la capigruppo, informo. Giovedì mattina. Ah, giovedì con la capigruppo. Giovedì mattina con la Palermo Calcio. Sì. Ah, quindi è stata anticipata. Sì. Ok. E quindi è anche utile che domani insomma facciamo un resoconto anche nostro di commissione, giusto per in qualche modo lo condivido quello che ha detto il presidente Mirri di vestirsi dai colori politici. Questo è un passaggio che condivido nell'interesse comune della città e anche della squadra di calcio, affinché la società possa comunque continuare a giocare qui. Quindi sotto questo profilo magari vediamo un attimino l'assessore domani che ci dice qual è la posizione. Io ho letto le ultimissime interviste del sindaco che tornava a parlare di sponsorizzazione, quindi insomma è una situazione che si evolve di momento in momento, quindi vediamo un attimino che succede, domani facciamo il primo passaggio con l'assessore e poi giovedì definiamo con la capigruppo. Io volevo solo mettere in evidenza una cosa e volevo rendere partecipi la commissione di un ragionamento che ho fatto naturalmente sul pregresso, perché ieri abbiamo ascoltato che la società ha fatto spese per 450.000 euro nell'anno precedente. Ora, di conseguenza, però, la compensazione rispetto a questa posizione dell'anno precedente, io vorrei capire come avverrà, perché di fatto possiamo noi fare un contratto da oggi in poi, ma retroattivamente. Vorrei capire come viene da settembre, agosto, quello che è stato, fino a febbraio, perché poi da febbraio è intervenuto il problema del blocco del decreto Covid e quindi del blocco del pagamento degli affitti. Però da settembre a febbraio vorrei capire di fatto come la regolarizza la posizione dell'amministrazione. Certo, vabbè, nell'ambito di questa commissione si può inserire una clausola che comunque prevede una compensazione con le spese sostenute. Sì, però siamo attenti perché questa cosa è una cosa abbastanza particolare, perché è un contratto retroattivo. Io non me ne occuperei di questa questione, perché... No, io vorrei capire di fatto perché potrebbe poi anche erariale. Sai qual è il problema? Sai qual è che loro la manutenzione ordinaria l'avrebbero comunque dovuta fare. Certo. Quindi cosa significa? Infatti, che ti hanno speso 400 di manutenzione ordinaria, sono a carico loro per contratto. Sì, certo, il problema è che il contratto non c'è. Lo capisco, quindi dico questa è una questione che gli facciamo vedere al sindaco, gli ha dato in io infatti su questa questione noi il consiglio comunale è chiamato a regolarizzare la posizione legata da oggi, dal 29 di luglio in poi, per i 6 anni successivi, ma la precedente rischiamo che l'amministrazione, in questo caso non il consiglio comunale a cui non è stato portato nessun atto e quindi non rischia nulla, ma di fatto la posizione è una posizione delicata, cioè nel senso che l'amministrazione come la risolve la questione dell'anno precedente? Certo, questo è un punto interrogativo. Nessuno ha riflettuto questa cosa. Si troverà un modo per sanarla, diciamo, in qualche modo nell'ambito della convenzione, cioè che magari
le disposizioni applicate nell'ambito del torneo precedente trovano i medesimi contenuti nell'ambito della commissione, della convenzione, della nuova concessione. Quindi, insomma, vediamo un attimo. Sì, Marcello, ma è un contratto retroattivo di fatto. Certo, certo, certo. Ma non è che hai detto che tu questa cosa... Si possa cioè, non fare, è tanto certo. Semplice. E non so se troverà sponda in consiglio comunale questa cosa. Cioè, certo, a, certo. A me già hanno detto che ci sono delle difficoltà come un tecnico che Claudio, che fa l'avvocato, ha detto la prima volta che ha detto io mi metto arrezzante da questa posizione retroattiva, di fatto. Non lo so come compensare, sempre una società privata e no, un noi pubblico. Ci dobbiamo occupare solo del contratto, di questa questione giusto. Non me ne voglio occupare. Sì, ma probabilmente ci sarà una nel contratto ci inseriranno, come dice Marcello, un ragionamento che guarda anche alla retroattività, ma di fatto noi dobbiamo a me stare sembra... attenti su questa cosa, dobbiamo stare attenti su questa cosa. Vediamo, no, ma io non l'ho letto però nel contratto questa disposizione che guarda l'anno precedente. Di fatto io penso che il Consiglio Comunale si debba occupare da oggi in poi, poi il resto sono problemi dell'amministrazione attiva. Esatto, esatto. Quindi se giovedì a che ora è? Per me... giovedì a che ora è la capigruppo? No, è di mattina, però non ce l'ho ancora l'orario. Ah, oh, ok. Te lo faccio sapere. Va bene. Va bene, allora chiudiamo la seduta, finiamo allora, il verbale 10 e 30, di oggi. Sì, metto 10 e 30, firmo io intanto, quindi abbiamo sì. Verbale. Va bene. Naturalmente questa domanda noi per scrupolo ad Agostino domani la faremo. Sì. Certo. Ok. Ragazzi, vedete qualche errore, qualche... precisazione da sistemare. Liliana, mettilo, fammelo vedere più sopra. Aspetta. Sopra dove? Aspetta, aspetta. Aspetta. Ok. No, gli orari ci sono. Scendi, vai scendendo. Ok, a posto. Okay. Questo lo salvo. Questo è quello di ieri.
Arrivato il messaggio. Vediamo se questo. Ah, ecco, ok, mi è arrivato. Quindi vado all'altro. Allora sono tutti e due in fase di lavorazione, quindi se vuoi, Presidente, interrompo la registrazione. Va bene, ok, allora ci vediamo domani alle 11. Mandato un avviso ad Agostino per le